mamma, il sogno di qualsiasi goloso. Ma è così piccolo. Ammazza, sono tipo due morsi. Molto divertente, Alice. Vabbè, io adesso ho da fare. E qui al posto del cucchiaio usiamo direttamente le mani. E sarà anche poco, ma quanto è buono! Portate qualche tovagliolo per Alice? Mi sa che arriverà dappertutto. Oh, accidenti. Beh, quando si parla di cioccolato non ci si può tirare indietro. Guardate che casino! Ehi, Claire, hai qualcosa in faccia? Io? Sì. Ancora? Ok, Claire, tocca a te. Sì, me la mangerò tutta da sola. Vieni da me. Hai mai visto così tanto cioccolato? Santo cielo, non vedo l'ora di mangiarlo. Sento l'odore. Wow! Lo sapevi che il Kit Kat va sempre condiviso? Brava, Claire! Alice? Ma lo stai riempiendo di germi! Che schifo! Ah, non lo voglio più! Vuoi un morso? Tieni, l'ho lasciato giusto per te. Beh, dai, lo prendo. Però è buonissimo. Aprila, Claire. Oh! Pensi che mi starà? Non proprio. Ma almeno il braccio mi entrerà. Forse posso usarla come uno scaldamuscolo o qualcosa di simile. Eh no, non va. Ok, ci infilo la testa e vediamo come va. Dai! Ok, mi arrendo. Arr, capitano! Magari nella mia scatola troverò qualcosa di utile? Ehi! Questa sembra più grande dell'altra. Gli opposti si attraggono. Sai che cosa ci starebbe bene? Yo, yo, yo! Prendi i tuoi ombrelli, perché sta per piovere! Boom, baby! Oh, uova crude? Vi vanno? Siete pronte, ragazze? Giriamo le carte al mio tre. Onestamente a nessuno è andata bene. Bene, cominciamo. Questa cosa è soda. Se lo fosse non sarebbe poi così male. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo o no? Oh, grande mossa, Claire. E abbiamo la risposta alla tua domanda. È crudo. Un uovo disgustoso, appiccicoso e crudo. Pensi che sia divertente, Claire? Beh, non la penserai per molto così, se sai cosa intendo. Non so se questa amicizia resisterà a questa sfida. Va bene, non è poi così male, no? Oh, l'odore di Natale! Ha un profumo straordinario! Va bene, dovremmo andare avanti e capovolgere le carte? Bene, questo è sicuramente interessante. Voglio vedere se riesci a metterla tutta in bocca, Olivia. Vabbè, me la rovesci in testa e la facciamo finita. Scappate, ci sarà una valanga di cannella! Ehi, se aggiungi al mix quelle uova di prima, potresti fare dei biscotti! Bene, ora che abbiamo finito qui, passiamo a mangiarla, che ne dici? Ma la cosa più divertente della cannella è che ha un profumo fantastico, ma quando la mangi può essere tutt'altra cosa. Oh oh, dalla sua faccia non sembra buona! Ed ecco che erutta! E direttamente in faccia alla sua amica. Ok, Claire, penso che l'esplosione sia passata. Puoi aprire gli occhi adesso.
Wow, che grande ciotola di maionese, non è vero? Vai avanti e gira la tua carta, Claire. Beh, che ne dite se la faccio finita prima di subito? E sembra che Olivia farà gli onori. Olivia, ma sembra proprio che ti stia divertendo, o no? Cavolo, ma quanta maionese hanno messo qui dentro? Ok, su, che l'hai usata tutta. Peccato che non avevi degli occhialetti. Non è vero, Claire? Come ti senti? Come un gran sandwich pieno di maionese. Non posso credere che volessi farlo a me, Olivia. Aspetta, ma anche io devo indossare la maionese, non è giusto! È ora di mettersi alla prova. Boom! Oddio, hai dato un bello schiaffo a Olivia! Dovevi tenere la bocca chiusa. Dopo tutta quella maionese, spero che le ragazze possano rimanere amiche quando tutto questo sarà finito. Bene, la buona notizia è che dicono che mettere la maionese nei capelli e sulla pelle fa bene. Penso che per oggi possiamo finirla qui. Oh, ehi! I fiori sono tornati! Peccato che non c'erano quando dovevamo mangiare. Sembra che anche il conto sia arrivato. Dovremmo capovolgere le carte per vedere chi dovrà pagare. Dovrà pagare Claire? O sarà Olivia a mangiare? Aspetta, ma devo mangiare la carta? Bene, se è commestibile non pago? E non lascio nemmeno la mancia! Ehi, cos'ha il cameriere? Un'altra carta? Cosa dice? Presto, sputala, devi comunque pagare, Olivia! Maledizione, lo sapevo che dovevo leggere prima di mangiarla! Beh, non mi sono portata il portafoglio, quindi dovremmo scappare senza farci vedere. Alziamoci in silenzio e scappiamo, ok? Non è colpa vostra, quello è stato il pasto peggiore di sempre. Aspetta, a nessuno mancheranno i fiori, giusto? Grazie! Bene, 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 ma guardate un po' quanto siete belle! Sembra che qui abbiamo delle fashioniste, dagli occhiali da sole al loro adorabile broncio sono perfette! Ripensandoci... non ve la dovete prendere, può succedere anche alle migliori ragazze. Adesso va meglio. Quando sei così favolosa bisogna sapersi immedesimare al 100%, o almeno fingere. Forza ragazze, ricomponetevi! Beh, dopo questo penso proprio che sia arrivato il momento di un buon drink. Ma occhio a ciò che desideri! E assicurati che quello che stai per bere sia fatto con gli ingredienti giusti. Ragazze, pronte per il prossimo giro di drink? Beh, non possiamo fermarci adesso, facciamola finita, su! Adesso va meglio! Pronte, partenza, bevete! Oh no, Claire ha preso la sola! E sfortunatamente per lei quel bicchiere è pieno di cose strane come la maionese. E credo che ci sia anche della soda. Ah, ed è tutto bello mischiato. L'altro cocktail invece sembra delizioso e sa di bacche. Mm. Oh no, mi sa che Claire si sta per sentire male. Ah, l'ho ingoiato. Ehi, posso avere un sorso, Anna? Sento il sapore in bocca di sandwich al tacchino, tipo. Prendo io questo, grazie. Ok, deciso. Bevi! Dunque, Claire, hai scelto bene questa volta? È soltanto latte freddo. Non è una decisione facile. Soprattutto perché le bevande sono piene di alici sott'olio. È troppo viscido. E ha un odore disgustoso, accidenti. Non vorrai far bere ad Anna quella roba, vero? Alice, l'acqua non risolverà il problema. Mi viene soltanto la nausea a guardarle. C'è da dire che in confronto del latte con le fragole, beh, sia una vera manna dal cielo. Oh, accidenti, la povera Anna non si rende nemmeno conto che non ha davvero scampo. Si metterà male, credo. Allora, Anna, che sapore ha il tuo cocktail? Presto, qualcuno porti un secchio! Oh no, il portafoglio! Adesso sto molto meglio, grazie.
che schifo! Sigilla tutto e portalo via, ok? Ah, non ho mai avuto una giornata peggiore di questa. Invece di chiamarlo happy hour dovrebbe essere l'ora del vomito. Quindi la prossima volta che sei in vacanza e vedi un cocktail simile, fai del tuo meglio per resistergli, perché te ne pentirai sicuramente.